gastronomica oggi in Italia è in auge, florida e ricca, spesso troviamo alla nostra portata delle pubblicazioni piene di suggestioni grafiche, con delle foto enormi, belle, colorate, copertine invitanti, dove tutti cercano di rendere semplice la nostra vita in cucina, presentando delle ricette di facile realizzazione e senza perdere tempo. Così spesso mi chiedono il perché dell'importanza e soprattutto della modernità dell'opera di Pellegrino Artusi, la scienza in cucina e l'arte di mangiare bene, spesso quando ne parlo ai miei studenti oppure quando la presento all'estero. Allora, e a questo punto, devo raccontare la mia esperienza personale e poi in seguito quella professionale come traduttrice. L'opera artusiana fa parte di un'epoca passata, d'accordo, dalla quale ne veniamo tutti, cosicché i cuochi moderni lo citano spesso, lo ricordano, lo leggono per renderne e prenderne conoscenza e trarre ispirazione. Non solo in Romagna e non solo romagnoli. Possiamo percepire il valore storico di questo lavoro in cui l'informazione su igiene, medicina domestica, geografia, mitologia, chimica, anatomia, storia, letteratura, arte, sono presentate come in un suntuoso banchetto. Sono numerosi riferimenti precisi e dettagliati che portano il lettore ad acquisire conoscenze concrete, ad esempio sul caffè o sul tè, o su come tagliare e disossare una rana, o come tagliare meglio un volatile da cortile. Ci sono molti riferimenti a scienziati, dottori, poeti, scrittori e personaggi, illustri, tutti menzionati tra le pagine di storie piene di fatti veri e o presumibilmente come tali. Vedete, l'opera di Pellegrino Artusi è un'enciclopedia da consultare sempre. Il libro di Pellegrino Artusi ha avuto la capacità, come sappiamo, di unire la lingua che era divisa e diffusa in Italia da regionalismi, ma presenta anche, questo è un segnale di modernità, delle ricette provenienti da varie fonti, anche straniere, come il sauerkraut tedesco, la salsa tartara, la zuppa spagnola, la bavarese francese, il vol-au-vent, l'arrosto di manzo inglese, il budino di prugne e molti altri, diventando così in un modo concreto un'enciclopedia internazionale, un itinerario non solo gastronomico attraverso il quale l'allegoria dei cinque sensi fa raggiungere a tutti noi un benessere fisico e psicologico. È un'opera piena di testi letterari con riferimenti colti che rivelano così la cultura personale dell'autore e delle sue letture. È anche un romanzo epistolare attraverso il quale possiamo scoprire numerose trascrizioni di letture ricevute tramite lettere, piene di ricordi personali o anche delle ricette con dei dubbi e la richiesta a loro volta di invio di ricette da parte di Pellegrino Artusi. A volte è un monologo costituito da considerazioni e pensieri elaborati nel tempo, ma è soprattutto un dialogo costante, e questo è molto bello, con il lettore multiplo, maschio o femmina, anche perché questo libro non si rivolge solo alle donne. Attraverso l'uso dell'imperativo, nella sua seconda forma del plurale, come a voler attirare sempre l'attenzione del lettore, facendolo intervenire nella narrazione e partecipare all'azione. Se non è moderno questo? Pellegrino Artusi è stato più di un gastronomo, è stato un amabile e affabile narratore di ricette, di storie e di racconti straordinari, un diarista, un ritrattista, uno scrittore epistolare, un sociologo, uno storico, diventando così poi un punto di riferimento sicuro e affidabile, perché le ricette che gli venivano inviate per lettere, lui le aveva provate tutte, aggiungendo dei consigli pratici, utili, spunti creativi per noi futuri lettori. A questo lui ha aggiunto sempre la provenienza, senza plagio e dichiarando, potremmo dire oggi, il copyright, dando il giusto valore e riconoscimento all'autore o autrice. Moderna che questo, Pellegrino Artusi, giusto? È diventato un grande fratello che ci aiuta quando abbiamo dei dubbi e un padre per i suoi costanti consigli affettuosi attraverso un linguaggio colto ma diretto, perché si rivolge a noi lettori in prima persona, in maniera diretta per l'appunto.
In Romagna non puoi fare a meno di citarlo Artusi, non puoi. Ricordo ancora, e da qui è partito tutto, nel mio caso, quando 30 anni fa arrivai a Forlì e mia suocera mi regalò una copia dell'Artusi, perché in tutte le cucine ci deve essere un Artusi. E quando io gli chiedevo come cucinare una cosa oppure un'altra, lei mi rispondeva sempre: ma l'Artusi, cosa c'è scritto? E andavamo a vedere insieme quello che c'era scritto. Ho in mente ancora i ricordi di una discussione sulla ricetta della ciambella romagnola. Qual era quella vera, quale si doveva fare, qual era quella tradizionale, qual era quella giusta? L'Artusi continua ad essere moderno dal momento in cui lo presento alle nuove generazioni, nel mio caso in due modi: attraverso la traduzione in portoghese e quindi raggiungendo tante altre persone in altri paesi lontani, provocando appunto confronti con alimenti nuovi oppure sconosciuti. Mi viene in mente la curiosità che provoca sempre la descrizione dettagliata dei cappelletti, con tanto di disegno, di misura, oppure la ricetta della pasta matta, per dire solo due, fare due esempi. In secondo luogo, questo lavoro di traduzione arriva ad insegnare il linguaggio gastronomico, per l'appunto in portoghese, quindi ho usato questo libro e l'ho reso come un esercizio grammaticale, come un libro di un eserciziario per insegnare una lingua straniera, in questo caso appunto in portoghese, come dicevo. Quindi molti sono gli spunti che le ricette dell'Artusi suggeriscono. Molto si impara: unità di misura, consigli pratici, l'uso dell'imperativo, lo stile e il lessico artusiano, il livello alto e colto del linguaggio, l'ironia del suo linguaggio, l'uso del testo narrativo, del testo informativo, del testo espositivo, il testo regolativo, il testo persuasivo, e potrei continuare. Perché l'Artusi, dall'alto della sua conoscenza e della mola del suo lavoro, pubblicato ben 790 ricette nell'ultima edizione, non desta dubbi a nessuno di noi ed è unico.